sta per andare in onda Studio Aperto, un programma di informazioni previdenziali e sulle pensioni con interviste comunitarie settimanali prodotto dal patronato Itawel di Ottawa e condotto da Maddalena Iannitti. Buon ascolto. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, buongiorno e bentornati a Studio Aperto oggi 3 marzo. E ritorno in vostra compagnia come ogni settimana a condividere con voi novità, curiosità, notizie culturali, notizie comunitarie e come sempre anche importanti notizie previdenziali per i nostri pensionati, e questo lo farò prima della fine del programma. È appena iniziato il mese di marzo. Per me l'inizio di questo mese porta sempre speranza di giorni migliori, cioè meno freddi se paragonati a quelli del lungo inverno trascorso. Certo, marzo può rivelarsi anche molto severo nelle sue manifestazioni climatiche, però si iniziano sempre a vedere giorni qua e là di temperature più miti, la neve che si scioglie, pare poi ritorna anche. Comunque, diciamo che ci avviciniamo alla fine dell'inverno ed io nel mio ottimismo voglio anche legare questo mese alla diffusione dei vaccini contro il Covid che iniziano ora ad essere inoculati ai più anziani della nostra società. E con l'ingresso di marzo arriva anche la festa della donna, una ricorrenza molto sentita oramai in tutto il mondo. Ricorre l'8 marzo, cioè lunedì prossimo. Più che festa della donna, andrebbe forse più propriamente celebrata come giornata internazionale dei diritti della donna. Una data simbolica ma fondamentale nel ricordare le discriminazioni e le violenze che le donne hanno subito nei millenni e che ancora oggi subiscono in molte parti del mondo. Questo giorno così importante serve anche a valorizzare le numerose conquiste sociali, economiche e politiche che le donne hanno raggiunto nel corso della storia e che solo da pochi decenni viene loro riconosciuto. Ed anche nel nostro piccolo, qui ad Ottawa, vogliamo riflettere su questa ricorrenza. È per questo che oggi ho voluto invitare due donne che ritengo rappresentative della nostra comunità e con le quali parlerò di una nuova organizzazione chiamata Distinguished Women, Femme Remarquable. Do dunque il benvenuto a Trina Costantini Powell, presidente del congresso italo-canadese sezione di Ottawa e membro dell'esecutivo di Distinguished Women. Benvenuta Trina. Buongiorno a tutti, buongiorno Maddalena, grazie. E do il benvenuto anche a Raffaella Plastino, una donna attivissima, conosciutissima nella nostra comunità. Benvenuta Raffaella. Ciao Maddalena. E durante il corso adesso della nostra conversazione naturalmente vorremmo parlare anche della compianta professoressa Giovanna Panico, che è venuta purtroppo a mancare 3 anni fa. E Trina, intanto inizio da te e ti chiedo di descrivere le finalità, insomma, quelli che sono gli scopi di questa organizzazione Distinguished Women of Femme Remarquable. Thank you, Maddalena, for this opportunity to discuss Distinguished Women Ottawa, Femme Remarquable. This is a group that was formed about a year and a half ago. And it's led by our wonderful chair, Maria Ricci. Everybody knows Maria for her energy. Absolutely. And she came forward and assembled a wonderful group of men and women, not just women, men and women to sit as part of this group and to make it our mission to recognize women throughout the community. Not just throughout the Italian community, but throughout the city of Ottawa wide, city of Ottawa at large. And this is to recognize the wonderful initiatives put forth by women, young women and women who have served in many community associations, many community groups, many community activities, women who have been out there in the field of culture and
teaching and leadership, not-for-profit organizations, etc., etc. And so this is to recognize their place and to have women feel that they are such an important part of the community at large. Qual è il tuo ruolo? Qual è la tua carica nell'associazione, Trina? So in this association, I was asked to become the chair of the research and nomination committee, and in that respect, a number of nominations have come forward. And if I can just take a minute to list the website, which is frottawadw.ca. And if someone was to go to that website, they would see the vast array of women who have been nominated, who have been honored in the three specific fields, which are lifetime contribution, pillars of the community, and women of inspiration. And they can take the time to read the bios of these remarkable women. When we say distinguished women, remarkable women, it's truly felt amongst this vast, diverse group, a very inclusive group. And I have to say that the jury has done a wonderful job in terms of assessing these nominations, a very neutral jury. And I really truly ask the listeners of CHIN and elsewhere to go on board and look at some of the accomplishments of these wonderful women. E io sono sicura che molte lo faranno. E io so che ci sono tante donne della comunità allargata ad Ottawa che saranno premiate sicuramente. Ma oggi vogliamo concentrarci su due figure importantissime della nostra comunità italiana. La signora Raffaella Plastino, che ho già menzionato e che è in collegamento con noi, e la professoressa Giovanna Panico, che dicevo purtroppo è venuta a mancare inaspettatamente 3 anni fa. So che Giovanna Panico è stata riconosciuta con un tributo alla vita. Ci puoi parlare della figura di Giovanna e delle motivazioni per questo riconoscimento, Tina? So, a lifetime contribution award is truly justified for Giovanna Panico. I mean, we here in the Italian community know her dedication, her perseverance, her tenacity in keeping the culture and heritage of our Italian traditions alive. In her role as a professor at Carleton University for many years, but also in her role as the executive producer of Telecinetta, which ran for a good 35 years under the tutelage of Giovanna. And she dedicated her heart and soul to the community. And the community should have the utmost respect for Giovanna for those many years that she dedicated to the various associations, to the cultural groups, to the community at large, because there were many an instance when Giovanna would go outside the box of the Italian community, and you get a call and she'd say, can you go discuss somebody who's doing Japanese floral arrangements? Or I got a call one day, can you go interview Steve McLean, the astronaut, because a school's being named after him. So it's only outside the community, but she felt it was important for her broadcast to be able to tell a story that was very much Italian-centric, but also beyond. Her scope was unlimited. Sì. Avendo anch'io partecipato a Tele 30 come presentatrice, come intervistatrice, ho conosciuto Giovanna molto bene e mi sentivo veramente molto legata a lei. Ancora non riesco a darmi pace per la sua morte, ma io ricordo Giovanna come una donna straordinaria che aveva una dolcezza, diciamo, ma nello stesso tempo anche una tenacia, che sono due, diciamo, caratteristiche che sembra che non possano andare insieme nella stessa persona, ma invece lei le faceva... insomma, le condivideva queste due caratteristiche e aveva anche un carisma, diciamo, particolare. Poi, Trina, io so che ci sono stati
che 2 anni fa, in seguito alla sua morte, è stata istituita una fondazione per una borsa di studio a suo nome. Ce ne puoi parlare brevemente perché poi dobbiamo fare una pausa. So what happened is that Giovanna left us 3 years ago, and 2 years ago it was decided, because this was part of her bequest when after she passed, that a memorial endowment fund be set up through Carleton University. And so that fund was established and is managed by the National Congress of Italian Canadians Foundation. And in the next few weeks, the recipients of the Giovanna Panico Memorial Bursary Award will be announced. They have been chosen, and we're just waiting for the approval of Carleton University to publicly announce those names. So it'll be an honor to have this open to students from Carleton University to apply for this, because it centers in on Giovanna's love of Italian culture, heritage, history, tradition. Everything that Giovanna was. You mentioned she was a humble woman. She was the most humble woman, but she was a persistent, loving, tenacious lady who I just vastly respected. E che bella idea quella di istituire una borsa di studio, che poi è quello che lei avrebbe voluto, e che aiuta non solo gli studenti che insomma con i loro studi, ma anche a ricordare il nome di Giovanna. Adesso vi prego di rimanere in attesa, facciamo una breve pausa pubblicitaria e saremo di ritorno subito dopo. A tra poco. Radio Chill. Ed eccoci di ritorno con 2 fantastiche donne della nostra comunità in collegamento, Paolo di Trina, Costantini Powell e Raffaella Plastino. Raffaella, complimenti e felicitazioni per essere stata riconosciuta per un importante premio alla vita, sempre da Distinguished Women. Parlo di The Lifetime Contribution Award, che poi è lo stesso premio per cui è stata riconosciuta anche la professoressa Panico. Quindi inizio facendoti tanti tanti auguri e felicitazioni, Raffaella. Grazie Maddalena. Allora, noi parlavamo di Giovanna Panico, quindi prima di addentrarci proprio nella tua carriera di volontariato, voglio dare anche a te la possibilità di esprimere una tua opinione su Giovanna Panico, perché io so che tu sei stata molto coinvolta, perché si sa che queste organizzazioni comunitarie sono in qualche modo tutte collegate, quindi so che tu hai fatto parte di Tele30 per tanti tanti anni. Che cosa ricordi, Giovanna? Beh, io ricordo di Giovanna tramite mio marito da quando è cominciato Tele30, e quindi da quei tempi i soldi ce n'erano pure poco, però io ho dato anche la mia parte, che ci ho dato $100, e poi facevano delle feste, quindi noi partecipavamo. Però Giovanna, devo dire che lei ha messo tutta l'anima, fino a che è andata via, per Tele30. Quindi Giovanna era unica. Giovanna era unica, e lei ha fatto in modo che questo programma diventasse così importante, Tele30, e diventasse veramente il collante della comunità. E naturalmente tu, oltre a Tele30, hai fatto tante altre cose, ma come è iniziata la tua lunga carriera di volontariato? Insomma, quali sono stati i fattori che ti hanno indotto a dedicarti così totalmente al servizio della comunità, Raffaella? Io penso perché i miei genitori hanno fatto sempre la carità in Italia, specialmente dopo guerra. La gente veniva a casa nostra e mamma che dava una cosa o l'altra, perché alla fine non c'era nulla da mangiare. Quindi mio padre e mia madre l'hanno fatto questo. Quando io sono venuta qua ero piccola, però poi gli emigranti cominciavano a venire e quindi la lingua è quella che mancava. E allora dalle volte mi mandavano a trovarci il lavoro, oppure andare alla banca perché da quei tempi chiudeva alle 3, oppure fare qualche raccomandata alle mogli o ai figli, oppure fare qualche pacco e io l'aiutavo, perché altrimenti alla posta non l'aiutava nessuno.
quindi chi aveva problemi andavano sempre da Raffaella. Quindi c'era a quel tempo, perché io poi ho sentito anche le persone parlare di questo molti anni dopo, si era sparsa la voce che tu aiutavi e quindi tu facevi una specie di lavoro, di assistenza sociale, eri diventata un riferimento, un punto di riferimento per la comunità. Sì, e io l'ho fatto volentieri, sia per le ragazze giovani, perché dovevano sposare e poi non sapevano cosa fare, oppure cercare di fare assicurato lavoro per i suoi fidanzati, quindi io l'ho fatto. Poi se per esempio se uno si trovava già qua un ragazzo, allora veniva e però doveva rientrare in Italia per fare la domanda. Giusto. Però poi io sono riuscita non di andare in Italia, però dovevo andare a Buffalo e poi ritornare. Però quindi era una prassi piuttosto complicata. Sì, andando a Buffalo, quindi non andavano in Italia a spendere poi tanti soldi e poi ritornare un domani. Quindi questo per fare le domande d'ingresso di immigrazione ufficiale in Canada. Raffaella, sì. Ma io so che il tuo servizio è stato anche dedicato ad altre attività, in primis alla Chiesa di Sant'Antonio e poi anche alla Settimana Italiana. Che cosa ricordi dei tuoi anni presso la Chiesa di Sant'Antonio? Beh, ricordo tanto dalla Chiesa di Sant'Antonio perché partecipavo alla messa da ragazza e poi, come ho detto prima, hanno aggiustato il davanti perché era pericoloso per il fuoco, quindi l'hanno aggiustato. Cioè avete dovuto fare una raccolta fondi per ricostruire la facciata. Certo. E poi io questo anche a mia memoria, durante gli anni 90 credo c'era stata una grossa campagna di raccolta fondi per ricostruire il tetto della chiesa, per ristrutturarlo, vero? Sì, io mi ricordo che padre Andrea è venuto a casa mia, parlava perché Franco era presidente del consiglio parrocchiale. Che cosa pensava di fare una raccolta fondi per il tetto? E noi abbiamo accordato sì e abbiamo aiutato anche a quello. E quindi tu poi sei diventata presidente del consiglio parrocchiale ed in seguito o anche contemporaneamente ti sei dedicata alla Settimana Italiana, che devo dire è un enorme festival, un punto di riferimento estivo ad Ottawa anche per i turisti ed annoverati tra i più grandi festival socioculturali di Ottawa. E tu hai fatto la presidente, prima la consigliera, poi la vicepresidente, poi la presidente per tantissimi anni. Qual è stato secondo te l'impatto di questo lavoro sulla comunità di Ottawa e anche sulla tua vita personale? Io per esempio quando ho partecipato alla Settimana Italiana mi era a cuore perché era stata organizzata da un calabrese, dato che io sono calabrese mi avrebbe dispiaciuto di chiuderla. E allora io ho continuato, c'erano tanti problemi, però io poi sono riuscita con le mie... le tue abilità e le tue conoscenze. Brava. E con le mie conoscenze sono riuscita a raccolta fondi, anche quando io non ero presidente, lo facevo per tutti. Poi nel 95 dovevano chiuderla, siamo rimasti in 3 persone. Allora mi avrebbe dispiaciuto, dico, tanto lavoro è stato fatto, adesso la dobbiamo chiudere. Quindi ho accettato e quindi, ripeto, con le mie conoscenze ho raccolto dei fondi, ho fatto molto, molto. E hai avuto un enorme successo perché poi il festival è rimasto vivo, è rimasto attivo ancora oggi. Infatti, Maddalena, il primo era il Winterlude, i tulipani, il gruppo francese e poi l'Italia che eravamo noi, quindi noi eravamo i quarti, non i 50, siamo arrivati ai quarti. Quindi la gente si divertiva tanto perché io facevo i programmi da accontentare un po' tutti. Certo. Poi si faceva in tutta la città di Ottawa e questo voleva padre Pagano. Dice no, ma la festa non la dobbiamo fare solo a Preston City, non la dobbiamo fare in giro. Quindi è stata fatta al Parlamento, ai due musei. Un successo grandissimo, purtroppo non ci rimane molto tempo, Raffaella, io voglio dare la possibilità anche a Trina di dire una parola sul tuo operato. Trina, what,
What do you remember about Raffaella's volunteer activity? So I can always remember Raffaella walking up and down Preston Street during Italian Week. She would be soliciting this and that from various individuals because she was a darn hard worker. And to be a woman, to make it in a an organization, in a men's world, I mean, that takes a lot of force, and she had it, and a lot of bravado, and she had it, and still has it, and I think that's what made it a success. Mm. To see her around the church, I know when I started to volunteer at Ladies' Aid, there was another dynamic woman there, Jenny Crosbury, who would always, it was almost like a dynamic duo with Jenny and Raffaella, and it was, you have to go to the church dinner, you have to go to Teletrenta, you have to go to the lunches for Teletrenta to support Raffaella, to support Giovanna, to support this and that, and so whatever Jenny said, we did. E quindi un gruppo, scusa se ti interrompo, ma siamo arrivati proprio alla fine, quindi noi dobbiamo essere grati per l'operato di queste donne meravigliose come siete voi, come sono tante altre, posso dire che anche Teresa Barbera di Villa Marconi è stata nominata per uno di questi premi, ma poi con lei magari ci vedremo un altro giorno. Io voglio ringraziarvi tantissimo per il vostro operato e ricordare con affetto la nostra Giovanna Panico, e purtroppo adesso devo chiudere perché purtroppo non abbiamo nemmeno coperto tutto quello che volevamo dire, ma siamo arrivati alla fine, quindi vi ringrazio voi che siete stati in collegamento e ringrazio tutti gli ascoltatori per essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento alla prossima settimana. Per tutti i pensionati che avessero bisogno di aiuto, posso dire di telefonare al patronato Italwill al 613-521-1814. Un abbraccio a tutti voi cari ascoltatori, un saluto particolare alle ascoltatrici e buona festa delle donne. Ciao ciao. Grazie Maddalena. Ciao Maddalena. Ciao ciao. Radio Chill. Eventi comunitari presentati da Chill Radio ad Ottawa.